Mac, grazie che mi fai da squadra oggi. No, non c'è di che, ragazzo. È il minimo che possa fare. Sai, da piccolo facevo il benzinaio. Davvero? Non proprio. Vai. Ed eccolo, Saetta McQueen, sparito per una settimana, è stato ritrovato nel bel mezzo del nulla, in una cittadina chiamata Radiator Springs. E calzava un treno di gomme bianche, pensate un po'. Oh, cicca ciao! Ehi, dove sei stato, McQueen? Mi sono sentito solo, non c'era nessuno con cui stare, a parte quelli della Dinoco. Oh, e le gemelle, ovviamente. Sai, le gemelle, le tue ammiratrici, che adesso ammirano me. Comunque, senti che cosa mi hanno detto le gemelle. E via che si balla belli! Andiamo a gareggiare! Coraggio! Forza, maestà! Siamo fieri di te! E dopo 50 giri, il re ha ancora un leggero vantaggio! E il McQueen sta recuperando! Cerca di passare all'interno! In faccia! Chica ha tirato fuori gli artigli quest'oggi! Accidenti, McQueen ha perso il contatto! Dovrà darsi da fare per raggiungerlo! Oh, McQueen va fuori pista in testa coda! Solo io e il vecchio, ragazzi! McQueen oggi non gira proprio! Ehi, ragazzo, tutto bene? Non lo so, Mac. Io non credo. Non ho fatto tutta questa strada per vederti rinunciare. Doc? Dove sei? Ragazzi, siete qui! È incredibile! Sapevo che ti serviva un caposquadra, ma non che andasse così male. Avevi detto che non saresti mai tornato. Beh, non ho avuto scelta. Cricchetto non ti aveva salutato. Arrivederci! Ok, a posto. Allora, se riesci a correre come aggiusti le strade, puoi vincere questa gara anche ad occhi chiusi. E adesso torna in pista. Per la miseria, siamo di nuovo in corsa. Guido, Luigi, qui siamo tre professionisti. Dovrete essere veloci. Li lasciamo appesi come mortadelle, Doc. Ragazzo, puoi batterli tutti e due. Trova un passo che ti sia comodo e recupera quel giro. Quello è Hudson Hornet! Bob, Darrell, guardate chi è tornato! Darrell, sembra che McQueen si sia trovato una squadra. E guarda un po' chi è il caposquadra. Wow, guarda, amico, quello è Hudson Hornet! Wow. Che mi si grippi l'albero motore all'istante! È proprio lui! Questa è la storia in diretta, signori. Da 50 anni non si era più vista quella leggendaria auto da corsa. Ehi, Doc! Vieni a vedere questo tizio alla radio. È proprio uguale a te. McQueen sorpassa all'interno! Ma deve recuperare un giro! Riuscirà a raggiungerli a soli 60 giri dalla conclusione? Vai alla grande, ragazzo! Mantieni la calma! Oh, va, dai, vai! Ehi, hey, gamberetto! Dove ti ha trovato, McQueen, eh? Quelle cose tonde e nere sono le gomme, vanno sotto all'auto. Con chi crede c'è che vero? No, sta buono, arriverà il tuo momento, Guido, arriverà il tuo momento.